Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad aprire questo pacco qua, che mi è arrivato proprio l'altro giorno. Vediamo cosa c'è all'interno. Mi sono munito di forbici questa volta e ci troviamo la nuova camera di videosorveglianza della Eminent, esattamente il modello EM6355. Se vi ricordate, un po' di tempo fa avevo preso quest'altra qua, che è il modello, diciamo, prima di questo modello 6350, che è sempre da esterno. Ora vi vado a spiegare velocemente quali sono le due differenze. In poche parole, questa in più ha la possibilità di registrare nella micro SD, questa non ce l'aveva, la possibilità di registrare nei NAS, mentre soprattutto quello dell'Asus Synology, mentre questa aveva solo la possibilità di registrare in un server FTP. E se non sbaglio, anzi sono quasi sicuro, che oltre a registrare le foto registra anche pezzi di video, mentre quest'altra qui registrava solo le foto, i fotogrammi. Allora andiamola ad aprire questa nuova videocamera della Eminent, che mi sono sempre piaciute, funzionano benissimo, sono molto costruite bene, sono molto affidabili. L'unica cosa però che mi sembra comunque una cosa che si può anche sorvolare è che il modello prima in notturna si poteva vedere fino a un massimo di 20 metri. Anzi, si può vedere fino a un massimo di 20 metri, mentre questa qui fino a un massimo di 15 metri. Vi leggo brevemente cosa c'è scritto anche dietro: adatta per essere usata all'aperto, è certificata IP66, quindi resistente alla pioggia, sensore full HD per ottenere immagini perfette, LED IR matrix per immagini perfette anche al buio, fino a 15 metri come vi ho detto prima. Alimentazione passiva, anche questa era passiva, quindi basta solo un cavo, il cavo Ethernet, e da lì poi si sdoppia, vi faccio vedere, da una parte va al router, al modem o allo switch, dall'altra c'è l'alimentatore che va alla presa di corrente. Si possono registrare infatti immagini e registrazioni su schede micro SD. Configurazione facile, c'è appunto la stessa app di questa, vale anche per questa, sia per Android che per Apple iOS. Andiamola ad aprire. All'inizio troviamo l'adesivo della videosorveglianza da poter attaccare dove volete, un po' di manuali, roba varia, la guida rapida facilissimo, sono anche in italiano, e 1, 2, 3, 4 passaggi semplici. Mi raccomando, il passaggio 1, se per caso la comprerete, di fare come vi dice qua, cioè di attaccarla in questo modo, con lo split in questo modo, non così, perché rischierete di danneggiare la telecamera. Poi una carta dove dietro c'è scritto la camera ID e la password, ID password. Poi appunto il cavo di alimentazione, un cavo RJ45 corto, che vi servirà per l'ultimo passaggio, diciamo. L'antenna, se la volete connettere in wifi, ma io vi consiglio, se riuscite a farci arrivare il cavo, meglio il cavo. Poi abbiamo, come vi dicevo, queste due componenti, l'adattatore da femmina a femmina e questo sdoppio qua. Qui ci attaccate il cavo di corrente e qui ci attaccate il cavo che va direttamente alla... questo andrà al modem, così. E infine, anzi, prima di farvi vedere la telecamera, ci stanno appunto 3 viti per attaccarle alla parete. E infine la nostra telecamera della videosorveglianza. Eccola qui. È molto ben robusta, fatta benissimo. Come vedete, qui ci sono 2 viti apposta per mettere la micro SD e non farci andare polvere o acqua.
questa come si presenta davanti e questa come si presenta dietro. Il collegamento semplice semplice da fare è questo qua. Attaccate la telecamera dove volete voi, qui ci attaccate questo, di qua ci attaccate un cavo Ethernet di lunghezza massimo 50 metri, così mi pare di aver letto, comunque date per buono 50 metri. Se attaccate il cavo lungo, fate passare dove volete. Una volta che siete arrivati vicino, diciamo, alla corrente, si presuppone vicino anche al switch o al modem. Quindi questo è il muro, facciamo. Entrate in casa. In casa vi arriverà un cavo Ethernet maschio. Il cavo Ethernet maschio lo attaccate qua. Una volta che attaccate il cavo qua, questo lo attaccate al modem o allo switch e questo al cavo di corrente. Questo è uno dei due metodi che potete attaccare il cavo, eh? Questo è il metodo se avete la corrente di lontano da questo. Se avete la corrente vicino a questo invece, attaccate questo qua, la corrente appunto qua vicino, questo lo attaccate qua e di qua con un cavo lungo, fate conto che questo lo attaccate vicino, arrivate vicino allo modem, allo switch. Non dovete invece mai attaccarlo in questo modo, perché in questo modo rischierete di danneggiare la telecamera o il vostro switch. Così non va fatto. Questo è stato un box con una breve spiegazione per come installare questa telecamera. Ve la consiglio. Se ne avete delle migliori, mi raccomando, deve essere, almeno per quanto mi riguarda, full HD, che si veda bene al buio, con l'ingresso per la micro SD, wifi e il supporto per la registrazione delle immagini e dei video sia tramite NAS sia tramite FTP, ovviamente con le mail che vi avvisano, con l'alert eccetera eccetera. Se ne avete da consigliarmi, naturalmente stiamo parlando del prezzo di circa, l'ho pagata intorno ai 100 euro con gli sconti, anche qualcosina di meno, senza sconti può costare anche di più. Se avete da consigliarmene altre, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io direi che per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video, lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, un saluto da Potterino10 e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!